Stagione sicuramente da incorniciare quella che poche settimane fa Diego Lissi ha messo alle spalle dopo la conquista dell'ultima perla, il Giro dell'Emilia, nel finale tra i terribili tornanti e successivi rettilinei che conducono al santuario di San Luca. La collina che sovrasta Bologna, sei successi dei quali gli ultimi tre raccolti in rapida successione nel mese di ottobre. Giusto e opportuno, dunque, il tributo che i tifosi del suo fans club di Donoratico. Hanno voluto tributarli presso il ristorante Zimartino, gestito dalla famiglia Guarguaglini, posto ai piedi di Castagneto Carducci. Un pranzo al quale si è giunti attraverso una pedalata mattutina sulle strade di allenamento di Diego, rese famose anche dalle vicende agonistiche del Gran Premio Costa degli Etruschi, che il prossimo febbraio tornerà a svolgere il proprio ruolo di tradizionale corsa d'apertura del nostro calendario. Partenza intorno alle ore 9 dalla corte del ristorante Zimartino e subito l'ascesa verso Castagneto Carducci, deviando però prima dell'ingresso al borgo sui percorsi che hanno segnato il finale della classica che quest'anno ha preceduto di appena 8 giorni la sfida iridata di Firenze. Attraversamento poi da Donoratico attraverso la via Aurelia. La statale che in località San Guido è stata lasciata per attraversare per intero il viale dei Cipressi che conduce a Bolgheri, il suggestivo rettilineo di 5 km che immette all'interno del borgo caratteristico di ineguagliabile bellezza. Poi la strada del vino, dove nascono le eccellenti produzioni enoviticole che tutto il mondo ci invidia. Conclusione della passeggiata cicloturistica in Piazza del Popolo a Castagneto Carducci dopo che la folta schiera di pedalatori ha affrontato per l'ultima volta insieme a diagulissi i tornanti che conducono al borgo cantato dei versi del carducci nella poesia san martino per buttarsi tutti in un l'auto banchetto che l'associazione per castagneto aveva allestito sotto un gazebo ricco e guarnito di prelibatezze locali tra le quali spiccava il tipico castagnaccio il dolce ottenuto dalla farina di castagna Peculiarità del luogo. Non soltanto tifosi a pedalare insieme a Diego, al quale hanno voluto mettersi al fianco compagni di squadra come Emanuele Mori e Delia Favilli, ma anche semplici colleghi come Alessandro Proni, il corridore laziale al quale il campioncino di Donoratico è legato da profonda amicizia. Senza dimenticare Daniele Righi, dopo tanti anni di militanza nel team Lampre, passato a svolgere mansioni tecniche all'interno della formazione del general manager Beppe Saronni. Dopo la sosta a Castagneto, rotta presso il ristorante Zimartino. A completamento di una giornata che le previsioni meteo non annunciavano al meglio, ma che invece, grazie all'ibeccio che ha cominciato a soffiare di primo mattino,. Ha regalato uno splendido sole e cielo sereno, condizioni ideali insieme a un tepore atipico per un autunno inoltrato, per un evento che ha saputo fare dei valori dell'amicizia e dello stare insieme gli assoluti life motive. A pranzo si sono aggiunti ulteriori sportivi e tifosi, al punto che è stato necessario allestire un salone accessorio. Presente anche Michele Bartoli, che da quest'anno cura la preparazione e la pianificazione agonistica di Diego Oltre a Massimiliano Mori, altro ex che non è voluto mancare alla festa del fan club, così come i fratelli Alex e Johnny Carrera, titolari dell'agenzia AJ Sport Mage Con i tanti presenti messi a tavola è infine arrivato lo show di Riccardo Carpentieri, assoluto mattatore del pomeriggio, un mix di intrattenimento, ironia e comicità. A corollario di una giornata difficile da dimenticare in attesa della stagione 2014 che sono in molti ad auspicare piena di soddisfazioni confidando che quella appena conclusa possa costituire il trampolino di lancio per la definitiva consacrazione di Diego Ulisse Alessandro, non sei compagno di squadra di Agulissi, ma l'amicizia è talmente tanto quella che ti lega al campione di Castagneto Carducci, che non potevi mancare in questa giornata che sono con il con concittadino ha dedicato al suo onore. Sì, diciamo, siamo diventati amici. Io lo seguivo quando ero dilettante. Mi ricordo di questo ragazzo, di questo bambino che era allievo. E faceva dei numeri impressionanti, l'ho sempre seguito diciamo, da, da piccolino e ora ci corro insieme e sta dimostrando tutto il suo valore. Diciamo che qui sono più in veste di amico che, che collega e amico, soprattutto. Alessandro, sei uno dei personaggi più carismatici del gruppo, anche per vicende umane che veramente hai raccontato. e Praticamente hanno dato risalto alla tua generosità, il gruppo non può abbandonarti. Quanto sei tranquillo per trovare una squadra per la stagione 2014? Si sta lavorando a proposito? Sì, diciamo tranquillo, il civismo <ride> non è che si sta mai tranquilli finché non si firma. Insomma. Sì, stiamo lavorando e per il fatto dell'umanità, diciamo io... Voglio più, più che altro che si parli di me per il corridore che sono perché l'ho dimostrato, so fare benissimo il mio lavoro, poi l'umanità uno ce l'ha dentro come l'umiltà che non te la insegnano a scuola ma ci nasci o comunque sia te la insegna la famiglia. Io so fare bene il mio lavoro e ho dimostrato di essere un, un corridore, chiamiamolo così, nuova generazione perché i tempi sono cambiati e bisogna cambiare un po' tutti e bisogna capirlo soprattutto. Certo, ma uno sport di fatica che trasmette valori profondi, sicuramente tu sei stato un grande messaggero in questo. E ovviamente poi le tue caratteristiche, le tue peculiarità nessuno le mette assolutamente in dubbio. Um, fondamentalmente tu il primo sei a esserne consapevole, un uomo squadra, uno in grado di dettare il ritmo e la generosità dimostrata che corsa. Sì, ehm, diciamo che io la storia che ho raccontato l'ho sempre tenuta per me... E mi è stata diciamo, sono stato tra virgolette costretto da, da un mio amico che faceva, fa l'addestrato stampa che è Francesco Pelosi, un mio grandissimo amico appunto, mi ha detto guarda questa tua storia diciamo, fa, bene, fa bene, a noi del ciclismo, e a tutto il movimento, quindi ti, ti prego insomma, di raccontarla Grazie anche a Davide Cassani, che fatto, diciamo, mi ha fatto questa intervista, ho potuto diciamo, far scoprire che non tutti i corridori, non, tu, diciamo, non tutto il ciclismo è marcio, ma che si sta cambiando. Quindi, bisogna che la gente, i tifosi, si fidino di noi. Alessandro, noi ti vogliamo in gruppo ancora? Ora non sappiamo quali siano i contatti, non è detto che ci possa essere spazio anche nella formazione di Scinto. Che ci sembra col passare dei giorni stia prendendo un pochino sempre maggiori ambizioni. Però insomma rassicuraci quanto prima e saremo ben lieti di dare questa notizia. Io ho, aperte, ho le porte aperte, vediamo, spero anch'io di, di passare un inverno tranquillo. Un caloroso, un bocca al lupo. Grazie, grazie al lupo Alex. Una bella serata. Si è lasciata alle spalle una stagione piena di successi per il festeggiato Diego Lissi, ma credo insomma, si può guardare con ottimismo anche verso il futuro. Assolutamente sì, una stagione ricca di successi per Diego: sei successi, di cui secondo me due molto importanti, che nel suo palmarès lo rendono ancora più ricco, ma soprattutto una certezza che Diego è il presente ma è il futuro del ciclismo italiano. Due grandi personaggi con ruoli diversi, ma possiamo ben dirlo. Eh, staff Lampre, insomma, una stagione che si chiude, eh, Diego veramente tanto di cappello e tanto ottimismo anche per la stagione che verrà. Ma sì, ehm, credo che le cose in generale proprio in Casa Lampre stanno prendendo una direzione buona. giovani che arrivano, insomma, eh, vecchi che si spera si riscoprono di nuovo vincenti. Diciamo che l'anno. Inizia nel migliore dei modi, spero. Per Elia invece tutto partì qualche, qualche anno fa: eravate in maglia azzurra entrambi, tu e Diego, e ci fu gloria in ruoli diversi, in posizioni diverse del podio per entrambi. Oggi vi ritrovate compagni di squadra, e insomma, e i giovani che avanza e il futuro che avanza. Ma speriamo anch'io di potermi confermare nel professionismo. Se ancora non ho vinto, spero di riuscirci, riuscirci quest'anno. Insomma le premesse ci sono tutte, un, 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 un inverno che trascorrerai serenamente in famiglia? Sì sì sicuramente Manuele fra una battuta e l'altra insomma si è svelato quello che si sapeva tutti sei un pochino l'angelo custode di questo giovane talento che risponde al nome di Diego Ulisse Ma con Diego ci, ci diciamo così, si è creato un buon rapporto in questi tre anni insieme in Lampre più che compagni di squadra a questo punto diciamo, siamo amici, condividiamo molti giornati insieme, siamo quasi sempre in camera insieme, ho passato molti più giorni con Diego diciamo da, da dopo il tour che con la, che con la famiglia, come lui stesso e abbiamo fatto diciamo un fine stagione proprio insieme puntando, lui puntando al mondiale e penso che con eh, i fatti che ha visto e dimostrato che la condizione c'era con, un, con una, un tempo forse dalla, dalla sua avrebbe potuto anche eh, veramente fare il colpaccio io ci credevo forse anche più di lui vedendolo in camera vedendo come andava la vuelta ero sicuro che sarebbe uscito bene da questa vuelta e i fatti ne hanno dimostrato purtroppo mondiale è andata come andata però ne ha sfruttate le condizioni nelle ultime tre gare della stagione Nicola sempre vicino al ciclismo sulla costa dell'Etruschi, ma una vicinanza particolare al campione oggi festeggiato, Diego Ulisse. Beh, al nostro concittadino Diego Ulisse, l'onore ovviamente di essere qui oggi era sicuramente un'occasione irrinunciabile. Aver potuto poi dare una mano nel piccolo così all'organizzazione, quindi. Avere contribuito in qualche modo a questo successo, dato intanto dal clima primaverile, quindi dalla bellezza dei luoghi che sono stati ammirati oggi anche da chi è venuto da fuori, e poi ovviamente supportare il, il nostro campione che quest'anno ha dato veramente grande, grande dimostrazione di sé. Io non posso che augurargli un grande futuro ovviamente. Diego è, è, sarà sicuramente un, un corridore in crescita e lo dimostrerà col tempo, ne sono convinto, gli faccio i miei migliori in bocca al lupo. Una festa che non è assolutamente l'epilogo: se lo è, lo è solo per la stagione appena conclusa, che ha regalato belle soddisfazioni a Diego Lissi, ma quantomeno anche il preambolo per tante iniziative che saranno svolte nell'anno 2014, proprio con l'intento di seguire Diego sulle strade d'Italia e, perché no, anche d'Europa. Ce lo auguriamo infatti, questo è stato un po' il leitmotiv di questa di questa festa. L'augurio che effettivamente possa dimostrare. Eh... Nel, nell'immediato futuro anche il suo valore in campo internazionale, quindi questo è l'auspicio migliore. Poi vabbè, non dimentichiamo, se mi passi un piccolo spot, che il 2 di febbraio si ricorre il 19 Gran Premio Costa degli Etruschi e quindi sarà ancora, mi auguro, un'occasione per ripartire da qui, dalle strade di casa, come trampolino di lancio per una meravigliosa stagione del 2014 con la Lampre Merida ancora per il futuro di Diego. Diego, una stagione che ti ha regalato tante belle soddisfazioni, tante belle emozioni. Però, diciamolo francamente, quella di oggi è un'emozione del tutto diversa. Tanti amici, tanti colleghi, e insomma, è tanta allegria, diciamolo serenamente, è un, è un clima eccezionale al di là di quello che si andava pensando. Eh, certo, beh, sicuramente quando eh, si festeggia con la gente che più ti vuole bene e più ti sta vicino è sempre qualcosa di estremamente bello. Stamattina abbiamo fatto la pedalata con tutti gli appassionati e tutto. Il tempo eh, non sembrava essere bellissimo. Invece, è venuto fuori una giornata stupenda, quindi insomma, ci, ci è un po' volato. Il tempo è il caso di dire che voli: nel senso che fra meno di tre mesi, e la stagione ripartirà proprio sulla costa Etruschi. Ora, non conosciamo quelli che saranno i tuoi programmi, se sarai presente o meno, ma per dire. E si mette alle porte una stagione piena davvero di tante soddisfazioni poi con un finale splendido che indubbiamente incoraggia in modo particolare la stagione che ha da venire e quindi con la testa orientati a, a, alla consacrazione beh sì, certamente siamo qui che festeggiamo e tutto però come ho detto, venite, il tempo vola e la stagione prossima insomma è alle porte perché tra poco insomma riniziamo anche un po' a ripedalare e insomma poi a, a riprogrammarci eh, per la stagione prossima eh, abbiamo fatto proprio i recenti scorsi il calendario corse con eh, insomma, i vertici lampre e quindi nulla dai partirò presto comunque a correre e penso già dall'Australia non tanto comunque per cercare il risultato ma per cercare di ottimizzare la condizione lavorando al caldo e per poi comunque arrivare già nel mese poi successivo, cioè alla Tirana Adriatico in belle condizioni. E quindi il primo grande obiettivo per una corsa in linea pensi sia la Sanremo o posticipi un po' alle Ardenne? No, la Sanremo, la Sanremo prenderò parte, hanno cambiato il percorso, mi piace moltissimo. E nulla, proprio facendo questo tipo di calendario, passando dalla Tirreno, ci dovrò arrivare comunque in ottime condizioni. Quindi, è una gara affascinante, veramente bella dove voglio arrivare comunque bene e provare a fare bene devo lavorare ancora molto e so che comunque in certe determinate corse eh, ho fatto passi da giganti ma bisogna dimostrare ancora eh, di migliorare e di essere davanti con i primissimi e credo che comunque già dal prossimo anno Sarò, sarò lì a giocarmi comunque delle belle affermazioni, poi insomma, speriamo bene. E poi soprattutto insieme a una guida a cui ha avuto modo di tributare la tua piena fiducia e stima, Michele Bartoli. Sì, esatto, Michele, abbiamo iniziato questo anno a lavorare insieme e c'è stato subito veramente un grande feeling e, e, insomma che dire, essere seguito da un campione eh, come lui mi ha permesso di crescere tantissimo sia a livello fisico che comunque mentale mi sprona molto e, e niente dai adesso eh, ci metteremo a tavola anche con lui e definiamo la programmazione e la preparazione di questo inverno